Maestro Internet, buongiorno. Come ho avvisato su Instagram, sono un po' indeciso riguardo all'argomento di questo e dei prossimi video. O meglio, lo ero prima che decidessi effettivamente che cosa fare. Infatti, a giugno sicuramente farò una serie su Stonewall, ma prima di arrivare effettivamente a giugno, non volevo rifare di nuovo Storia di Gente Queer. Infatti, mi sono un po' stufato di questo format, che per quanto sia molto bello e molto interessante, dopo un po' è anche ora di cambiare. Quindi metto momentaneamente in pausa Storia di Gente Queer, che tornerà ovviamente in futuro, visto che, boh, è bello comunque, e inauguro un nuovo format che mi permette di unire le due mie passioni, o meglio, due delle mie tante passioni, la scienza e le cose queer. Visto che cerco sempre di affrontare i vari argomenti con un approccio il più scientifico e storico possibile, mi sono chiesto, perché non parlare direttamente della scienza? Così come le varie discipline sono sempre in evoluzione, anche la considerazione che la comunità scientifica ha e ha avuto nei confronti dei generi e degli orientamenti è molto cambiata. Con il format La scienza e i gay andrò proprio a ripercorrere questa storia di questo cambiamento, ma come al solito ci si becca dopo la sigla. Prima di incominciare, fatemi premettere che durante questo e altri video parlerò anche di religione, specialmente quella cristiana per ovvi motivi. Con ciò non voglio dire che ce l'ho con chi crede o con la religione in generale per partito preso. Io durante i miei video mi limiterò a esporre dei dati di fatto, perché penso che possano essere utili all'interno del discorso, vista l'enorme influenza che ha questa religione e altre religioni nelle varie società in cui si trovano. Altro disclaimer riguarda il fatto che, almeno all'inizio, parlerò soltanto di orientamenti e non anche di identità di genere, per una semplice questione cronologica. Durante questo primo video mi occuperò esclusivamente del periodo dalla rivoluzione scientifica in poi, ossia quel momento storico tra il 500 e il 600 nel quale ci fu un grande cambiamento di mentalità e la scienza e il suo metodo divennero il fulcro della civiltà occidentale. Ciò ovviamente non significa che prima non si studiasse il mondo, ma lo si faceva in maniera un po' diversa. E in tutto questo, cosa c'entrano le cose queer? Prima che la scienza ci mettesse mano, l'omosessualità era un affare di etica, morale comune, ossia sostanzialmente quella cristiana, e di tribunali vari ed eventuali. Ancora non esisteva nemmeno la parola omosessualità. Infatti questo termine è stato coniato soltanto nel 1869. Quindi non era tanto un dilemma scientifico quanto un dilemma etico. Metto il dilemma tra virgolette perché di fatto la soluzione era ben presente agli occhi di tutti. Bastava aprire la Bibbia, nello specifico nel libro del Deuteronomio, al capitolo 20, versetto 13, che dice: se uno ha avuto rapporti con un uomo come si hanno con una donna, hanno compiuto tutti e due un abominio. Dovranno essere messi a morte. Il loro sangue ricadrà su di essi. Bene così. Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, che però è del 1997, quindi molto posteriore rispetto all'epoca di cui stiamo parlando, dice al paragrafo 2357 che, appoggiandosi alla... non so leggere. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera complementarità attiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati. Molto bene, direi. Ma tutto questo avveniva prima della rivoluzione scientifica, prima che ci fosse questo grande cambiamento nel modo di pensare. Dai, appena la scienza ci mette mano, cambierà subito qualcosa in meglio. No? In realtà, non proprio. La scienza che si è occupata e tuttora si occupa dei vari orientamenti è la psicologia. Questa disciplina, nata nel 1879 per convenzione, ha portato un cambiamento nel modo di vedere l'omosessualità. Questa smetteva di diventare... smetteva di diventare cosa vuol dire? Questa smetteva di essere un reato o una colpa della persona e diventava invece una patologia, qualcosa che si poteva curare
e se non si poteva farlo, comunque era al di fuori della sfera della volontà della persona. Ciò significa che si usciva dalle amorevoli braccia della giustizia per entrare in quelle della clinica, che può essere un miglioramento, ma fino a un certo punto. Infatti, all'inizio nessuno si pose il dubbio che l'omosessualità potesse non essere una malattia. Cioè, una roba del genere come fa a essere normale? Le prime teorie erano veramente fantasiose, da livelli di libri di fantascienza, da quanto proprio erano intelligenti. Comunque si passava dal definire l'omosessualità una malattia degenerativa, anche piuttosto grave, al tirare in ballo dei gravi anche lì problemi neurologici, oppure a chiamare in causa qualche difetto anatomico nella zona pubica. Di questa fase è veramente importante citare Richard von Krafft-Ebing, sempre che la pronuncia sia questa, cosa del che dubito, che nel trattato Psicopatia Sexualis fa un grande elenco abbastanza enciclopedico di una serie di perversioni sessuali, tra le quali c'è anche l'omosessualità. È molto importante perché in questo lavoro di ricerca, enciclopedica per l'appunto, ha dato direttamente voce ai suoi pazienti, trascrivendo proprio le cose che dicevano. Ciò significa che, nonostante venissero criticati all'interno di questo libro, queste persone erano libere di esprimere ciò che sentivano. E grazie alla enorme diffusione tra il pubblico di quest'opera, che inizialmente doveva essere qualcosa di nicchia, molte persone si ritrovarono in quello che veniva scritto e capirono di non essere sole in questo mondo di discriminazione. Inoltre, Krafft-Ebing, nonostante fosse almeno all'inizio partito con una visione del mondo piuttosto chiusa e ristretta e che facesse una gran confusione tra orientamento sessuale e identità di genere, cosa che comunque non mi stupisce, quel tempo capì che le cose non stavano proprio in questa maniera. Infatti, attraverso il continuo scambio con attivisti della liberazione omosessuale dei primi tempi, arrivò alla fine della sua vita a definire l'omosessualità una normale differenziazione del comportamento sessuale umano. Purtroppo, però, il nostro psichiatra era tra i pochi a pensarla in quella maniera. Ma passiamo al 1856, perché è ora di parlare di colui che non può essere assolutamente ignorato quando si parla di storia della psicologia. Il 6 maggio di quell'anno, a Freiburg, nacque il padre della psicanalisi, lo scopritore dell'inconscio, Sigmund Freud. Ah, il caro e vecchio Freud. Tanto amato, tanto odiato e soprattutto tanto frainteso. Ciò che è innegabile è il suo enorme apporto alla psicologia moderna. Ovviamente sono stati fatti dei passi avanti, la scienza si è evoluta, tanto che il suo approccio psicanalitico adesso ha cambiato nome e si chiama psicologia dinamica. È sotto a questa indicazione che lo si trova, ad esempio, nelle università. A questo punto, senza perdersi nei dettagli del pensiero di Freud, che non conosco poi così tanto bene, vado dritto al punto, parlando delle cose queer che ci interessano. La testimonianza più citata riguardo all'opinione che Freud aveva riguardo all'omosessualità è sicuramente una lettera che inviò a una madre preoccupata per il figlio nel 1935. L'omosessualità non è di certo un vantaggio, ma non c'è nulla di cui vergognarsi. Non è un vizio, non è degradante e non può essere classificata come una malattia. Riteniamo che sia una variazione della funzione sessuale, prodotta da un arresto dello sviluppo sessuale. Per poi affermare che la terapia poteva al massimo servire per far sentire in armonia con se stesso e con il mondo questo famoso figlio, non certo a curarlo dall'omosessualità. E già da qui possiamo capire alcune cose, sempre tenendo presente il contesto ed evitando di idealizzare o demonizzare il pensiero di Freud. Sicuramente era convinto che l'omosessualità non fosse una malattia e che era sbagliato criminalizzare le persone queer. E fin qui tutti d'accordo. Inoltre, in una nota del 1914 su tre saggi della teoria sessuale del 1905, afferma che la psicanalisi è più che mai decisa a evitare la separazione degli omosessuali dal resto dell'umanità e trattarli come se fossero una categoria a sé stante. Anche se con questa affermazione intendeva più che altro che
la teoria del terzo sesso non ha alcun senso. La teoria del terzo sesso, che era abbastanza diffusa all'epoca, diceva che le persone omosessuali sono tali perché hanno all'interno del loro corpo l'anima di una persona dell'altro sesso. Quindi, un gay ha all'interno del suo corpo un'anima, di una donna e viceversa, quindi una lesbica ha l'anima di un uomo. Cosa che ovviamente non ha alcun senso e Freud ne era ben conscio. Con ciò però non lo rende il grande paladino dei diritti omosessuali che noi vorremmo magari che fosse. Non lo è semplicemente. Anche perché lui dice molto chiaramente che la causa di questo comportamento è un arresto nello sviluppo della funzione sessuale. Quindi comunque per lui non era qualcosa di completamente normale. Sicuramente non una malattia, ma nemmeno la cosa migliore che ci fosse, ecco. Cosa ci insegna tutto questo? Che non dobbiamo giudicare le persone del passato con i nostri standard e soprattutto non dobbiamo dimenticarci il contesto in cui sono vissute. Certamente possiamo studiarle, valutarne l'ingegno, il grande coraggio o cose di questo tipo e soprattutto possiamo farci un'idea di come si è evoluta la scienza e il pensiero umano nel corso della storia. La nostra storia ovviamente prosegue dopo di Freud, ma se volete vederla dovete aspettare il prossimo video. Sperando di aver contribuito a un grande cambiamento, vi ricordo che alcune delle musiche che avete sentito, e soprattutto la sigla nuova di Zecca composta qualche giorno fa, è di Albino Antonello. Tutte le grafiche del canale sono di Martina Piazza e vi lascio in descrizione tutti i link ai loro profili vari, così che potete andarli a trovare se vi interessa. Inoltre trovate lì sotto anche la mia pagina Instagram, nella quale tanto in tanto pubblico delle cose, e soprattutto tutte le numerosissime fonti che ho utilizzato per questo video, se vi interessa approfondire. Noi ci vediamo tra 2 settimane con la continuazione di questo format. Umani su internet, i miei saluti. Inoltre mi pare rilevante anche il catechismo da non va bene, non va bene, non va bene.